Sulla spiaggia d'Ingor, Kerungor De, la roccia, ha appena finito l'allenamento. Con i muscoli gonfi, cosparsi di sudore e sabbia, ci parla dall'alto in basso, mentre il suo sparring partner, Moussa, piegato sulle gambe, respira a pieni polmoni il vento fresco della sera. L'allenamento di un lottatore professionista, l'abbiamo appena visto, è composto da una routine lunga e pesantissima che viene ripetuta con disciplina tutti i giorni, anche più volte al giorno, soprattutto quando si avvicina a un incontro importante. Per diventare un campione di LAMB bisogna intraprendere un percorso pieno di sacrifici, senza nessuna garanzia di successo. La competizione è altissima e i rischi di farsi male non mancano. Megan domanda alla roccia perché abbia deciso di provarci, qual è la leva che l'ha spinto a fare questa scelta. Je pratique la lutte depuis longtemps, depuis mon enfance. J'aimais bien la lutte et... Faccio lotta dall'infanzia, mi è sempre piaciuta e mi sono detto perché non praticarla seriamente. Il buon Dio mi ha aiutato a farlo. Ancora non ho raggiunto il mio obiettivo, ma mi piacerebbe riuscirci per aiutare mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e i miei colleghi. Vorrei guadagnare molti soldi grazie alla lotta. Non la pratichiamo per piacere, ma per guadagnare qualcosa. Quindi se il buon Dio ci aiuta, guadagneremo dei soldi per aiutare i nostri familiari e le persone a noi care. La lotta è una cosa tosta. Se non combattiamo, non avremo nulla. Ero molto gracile quando ho iniziato, ora non ho ancora raggiunto la forma perfetta, ma ci sono quasi. Magari la prossima volta che verrete in Senegal mi troverete in vetta, magari sarò il re. Inshallah. Che vous allez venir, vous allez me trouver au sommet, je serai roi des arènes, inshallah. Diventare il re, il lottatore più forte del momento, per poter aiutare la propria famiglia e la comunità. La famiglia senegalese è un po' diversa da quella italiana, per dimensioni e concezione. Spesso include anche le tate, gli amici con cui si è cresciuti, i vicini. In questo paese, dove il welfare non è certo quello scandinavo, famiglie e comunità locali rappresentano spesso un sostegno, un sistema di mutua assistenza. Una sorta di ammortizzatore sociale, su cui puoi contare quando le cose vanno male. Soprattutto fuori dai centri urbani, nei villaggi rurali e chiaramente nei piccoli centri. Per questo, sin da piccoli, i ragazzini senegalesi sognano di avere successo nella LAMB. Così come nel calcio o nella musica, è un modo per svoltare, per fare un sacco di soldi e a quel punto restituire l'aiuto che si è ricevuto crescendo ai propri cari e in generale alla comunità. Durante il nostro viaggio incontreremo diversi esempi di questo meccanismo, artisti e campioni dello sport che hanno avuto accesso a una condizione privilegiata e possono finalmente fare qualcosa per aiutare gli altri. Questo è il sogno con cui crescono anche i bambini di Dakar, l'obiettivo a cui mirano quando diventano lottatori professionisti, la forza che muove la roccia quando affronta gli avversari al centro dell'arena, pronto a dare tutto pur di raggiungere il trionfo. Siamo venuti a Dakar sulle tracce della LAMB, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Violenza e ritualità, business e tradizione, sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici. Siamo venuti per questo, ma abbiamo scoperto molto altro ancora. Quando io, Megan e Marcello ci avviamo in macchina verso il quartiere d'Ingor, abbiamo ancora negli occhi i festeggiamenti per la vittoria del Senegal sul Burkina Faso. È stato un grande trionfo, il Senegal è in finale di Coppa d'Africa e sfiderà la vincente della semifinale tra Egitto e Camerun. Lungo il percorso incontriamo alberi verniciati col tricolore senegalese e bandiere artigianali che sventolano dai balconi. Percorrere in macchina la città, avventurandosi nelle zone più affollate e popolari, è uno dei modi più semplici per cominciare a conoscere la capitale. La vita in questo paese si svolge in gran parte all'aperto, tra l'asfalto e la sabbia delle strade. Andando verso nord, cerchiamo di farci largo in mezzo ai grandi mercati cittadini, caotici e stracarichi di merci cinesi da due soldi, tra le lunghe file di microscopiche rivendite di elettronica e chincaglierie. Gli artigiani del legno, che assemblano mobili, ripassando nella superficie con l'olio e la cera fino a farli brillare sotto il sole impietoso, della capitale. I sarti, chini su vecchie macchine da cucire a pedali Singer che confezionano abiti scintillanti dai colori brillanti e dai motivi psichedelici. In strada scorrono fiumi di taxi gialli, carretti trainati dai cavalli e anche giganteschi pick-up. Poi ci sono i car Rapid, vecchi minibus Renault che risalgono agli anni 70 e 80 e vengono tenuti in vita all'infinito da meccanici geniali. Delle sculture di ferro e lamiera composte da pezzi di ricambio riciclati o costruiti ex novo in base alle esigenze. Pulmini da 20 persone circa che arrivano a portarne più del doppio, verniciati di giallo e di blu e decorati con scritte e illustrazioni misteriose.
Col tempo i Car Rapide sono diventati dei veri e propri simboli di Dakar, tanto che il Museo dell'Uomo di Parigi ne espone oggi un esemplare come emblema dell'arte di vivere e arrangiarsi dei senegalesi. Quella che oggi in Occidente ci piace tanto chiamare resilienza. Perdersi in macchina tra i quartieri di Dakar, se hai tempo e pochi impegni, può essere davvero un'esperienza affascinante. Ma spesso perdersi vuol dire proprio perdersi, in senso letterale. I senegalesi non utilizzano praticamente mai gli indirizzi. In teoria le strade avrebbero anche dei nomi e spesso i palazzi un numero civico, ma in pratica queste informazioni non vengono quasi mai utilizzate. Anche noi oggi, per raggiungere la nostra meta, abbiamo a disposizione soltanto una lunga, complicata lista di vaghe indicazioni. Dobbiamo andare verso un'ex stazione degli autobus abbandonata, avventurarci in una serie di stradine di terra battuta e sabbia, ed entrare in un cortile che non ha nessuna indicazione all'ingresso, è identico a 1000 altri cortili. Ci perdiamo diverse volte, fino a quando non ci raggiungono Tommaso e Margherita, con cui abbiamo appuntamento e ci portano a conoscere la roccia. Il suo sparring partner, Moussa, è il loro manager. La roccia d'Ingor, ci pare subito un soprannome azzeccato. L'imponenza del fisico di questo ragazzo, e per dire il vero anche degli altri due, è davvero impressionante. Ma sono tutti molto gentili e ci salutano con la tipica accoglienza cerimoniosa dei senegalesi. Insieme attraversiamo un surreale campo da golf e raggiungiamo una spiaggetta deserta sul retro di un grande albergo di lusso ormai in decadenza. Da queste parti gli allenamenti si fanno quasi sempre in riva all'oceano, spesso nel tardo pomeriggio o al tramonto. La sabbia è infatti un elemento indispensabile per la lamba. Ammortizza le cadute e attutisce l'impatto quando uno dei rotatori viene sollevato e schienato a terra. I ragazzi ci si cospargono il corpo in modo da asciugare il sudore e poi, in assenza di pesi e macchinari tecnici, la sabbia consente di fare esercizi molto più impegnativi ed efficaci. Chiaramente, per chi assiste, questa ambientazione rende tutto molto più suggestivo. I combattenti si affrontano in riva al mare, immersi nella luce calda del tramonto. Sullo sfondo ci sono questi falchi che volteggiano sopra le piroghe dei pescatori che riportano a riva il prezioso carico della giornata. Si tratta di una routine davvero lunga e sfiancante. Tutti gli esercizi sono fatti a corpo libero o al massimo aiutandosi con un grande copertone di ruota da camion da trascinare sulla spiaggia o da sollevare durante gli esercizi. Dopo i preliminari si passa al combattimento vero e proprio e i lottatori simulano le varie fasi dell'incontro. Io cerco di registrare tutti i suoni, puntando i miei potenti microfoni direzionali verso il centro dell'azione. I colpi, i pettorali che impattano tra loro, i grugniti, i respiri, le pesanti botte a terra sulla sabbia ruvida. Cerco di catturare tutta l'energia dello scontro, il ritmo e la potenza. E piano piano mi si attiva un processo creativo con il quale inizio a visualizzare come tutto questo si potrebbe trasformare in un beat per il lavoro di Calab che siamo venuti a registrare. Durante i combattimenti ogni lottatore tiene lontano l'avversario posandogli il palmo della mano sulla fronte. Lo guarda negli occhi e cerca di intimorirlo. C'è sempre una fase di stasi, di studio, che può durare minuti. Poi ognuno cerca di afferrare il costume che cinge la vita dell'altro e da lì di agganciare una gamba o una caviglia dell'avversario per provare a sbilanciarlo e a ribaltarlo. Tutti i muscoli sono tesi in questo sforzo. Ovviamente in allenamento i ragazzi non usano i pugni in faccia come negli incontri ufficiali. Al massimo li simulano a mano aperta per vedere se sarebbero riusciti ad andare a segno.
Tra poche settimane la Roccia ha un incontro importante e non vuole certo rompersi il naso ora compromettendo tutto. Ma anche così si tratta di uno spettacolo abbastanza spaventoso. Vanno avanti per un paio d'ore. Poi gli chiediamo di interrompere. Abbiamo raccolto tanto materiale audio e video e vorremmo fargli qualche domanda. A intervistare la Roccia ci pensa Megan con l'aiuto di Margherita, che la assiste con le traduzioni. Siamo curiosi di sapere perché si faccia chiamare la Roccia d'Ingor 2. Da dove venga questo nome? Se lui è il numero 2, chi è la Roccia d'Ingor 1? Herungor 1 è il mio omonimo. È un gran frère per me. È il mio omonimo, un fratello maggiore per me. Lui in persona mi ha scelto come suo erede. Al tempo ero piccolo, lo guardavo mentre si allenava, ma ha abbandonato la lotta dopo 8 combattimenti ufficiali. Io mi sono ripromesso di andare oltre ai suoi risultati. Sono fiero del nome che porto e grato dell'aiuto che mi ha dato. Ha fatto di tutto per me. Quando ho un incontro, mi aiuta economicamente. È un fratello, un amico, un padre. È tutto per me. Il prende il posto di papà nella mia vita. Questa è una cosa piuttosto caratteristica, nella lotta e non solo. Ci sono sempre delle dinastie di lottatori, così come di cantastorie, di artigiani o di musicisti. La conoscenza, l'arte di fare qualcosa, si tramanda spesso oralmente e con l'esempio, da maestro ad allievo o di padre in figlio. La Roccia ci parla anche della sua preparazione agli incontri, della parte fisica di cui abbiamo avuto un assaggio, ma anche di quella mentale e spirituale. Quando on prepare le combat, on le prepare dans une manière générale. Quando on dit manière générale, c'est la mystique, le tradizioni. Quando prepariamo un combattimento, lo facciamo nel modo classico. Per classico intendo anche la parte mistica, tradizionale. In Senegal c'è questa cultura del mistico. Il mistico è quello che non vedi ad occhi nudi. Noi ci crediamo. Per esempio, è costume andare da un marabù che può darti un bracciale sacro. Indossandolo al polso, il tuo pugno diventerà vincente. Prima di una gara faccio tutte queste cose, non lascio niente da parte. Quando vado allo stadio, sento tutta Angor che è con me per sostenermi. A tutti loro devo una vittoria. Non posso permettermi di tralasciare nessun rituale, nessun aspetto della preparazione. La Roccia è musulmano, quindi la preparazione mistica è affidata anche al marabù, il leader della comunità musulmana di Angor. Ma anche in altre zone del paese, dove prevale magari la religione animista o quella cristiana, ci sono sempre delle figure di riferimento che si occupano di preparare infusi, oli e talismani che dovrebbero proteggere i lottatori e infondergli la forza con cui raggiungere il successo. Molti di questi rituali sono segreti e anche la Roccia non si sofferma molto sui particolari. La lotta è anche questo, non un semplice sport, ma il frutto di un'antica cultura, intrisa di misticismo e spiritualità. Uno degli elementi più importanti è il bak, ovvero un racconto che il lottatore compone e declama davanti al pubblico. Una narrazione dai toni epici che descrive il suo percorso, le difficoltà che ha superato, i suoi grandi trionfi, e viene pronunciato per intimidire l'avversario e conquistare il sostegno della folla. È un elemento che fa parte della Lamba sin dai suoi albori e che rappresentava tra l'altro un'eccezione alle rigide regole che un tempo suddividevano la società in caste. In epoca precoloniale, al vertice della gerarchia sociale, c'erano i nobili, i notabili e gli altri uomini liberi come proprietari terrieri, allevatori e pescatori. Quindi le caste degli artigiani manuali e quella degli artigiani della parola, ovvero i griot. In fondo alla piramide c'erano gli schiavi. Il compito di raccontare le storie era ovviamente affidato ai griot, i soli depositari della conoscenza, conservare il sapere, tramandarlo di generazione in generazione, di padre in figlio, era appannaggio esclusivo di questi cantastorie. I narratori al tempo non avevano tanto il ruolo di inventare nuove storie, quanto piuttosto di custodire quelle vecchie, combinando tra loro diversi miti e pattern narrativi. Le parole erano allora una materia prima da lavorare, come il ferro, per assemblare con coerenza una serie di racconti preesistenti. Per questo motivo, i griot non erano considerati degli artisti geniali, quanto piuttosto dei custodi affidabili della verità. La cultura africana è infatti tradizionalmente orale, una caratteristica che influenza ancora oggi molti aspetti pratici della vita di tutti i giorni. Come abbiamo scoperto, ad esempio, nessuno utilizza mai gli indirizzi. In una cultura orale, il principale problema da risolvere, però, è che le informazioni da memorizzare, nel tempo, diventano sempre di più. Le linee genealogiche si allungano, le imprese dei re si moltiplicano, le informazioni pratiche da ricordare crescono. Per questo c'è bisogno di gente che si dedichi esclusivamente alla memorizzazione delle storie.
Igrio, non potendo aprire il laptop e fare ricerche su Google e Wikipedia, passano tutta la vita a custodire il sapere e a tramandarlo ai propri discendenti maschi. Per svolgere questo compito, per riuscire a ricordare tutto, il ritmo e l'accompagnamento musicale e la melodia possono essere sicuramente d'aiuto. Per questo i griot sono anche musicisti, specializzati nell'uso della cora, del balafon o del longoni, i tre strumenti tradizionali che accompagnano la declamazione delle storie insieme alla base ritmica fornita dalle percussioni. D'altra parte la musica ha un ruolo fondamentale e accompagna la vita dei senegalesi in tutti i riti e le celebrazioni più importanti. Anche la lamb, l'abbiamo capito, è qualcosa di molto simile a un rito e quindi non fa eccezione. L'eccezione è più che altro rappresentata dal fatto che i lottatori, in passato, sono stati gli unici a poter usurpare il ruolo dei narratori, altrimenti riservato esclusivamente ai griot. Ancora oggi ci sono esempi di Bach molto famosi e di successo che, condivisi su YouTube e sugli altri social, sono diventati nel tempo popolarissimi. I bambini li recitano per strada, in coro, come fossero canzoni pop. Man mano che ci si addentra nel mondo della lamb, si scopre quanto questa sia legata alle diverse forme di espressione artistica. La mitologia, le danze, la musica tradizionale. Nel grande spettacolo della lotta non manca proprio nulla. Per questo si tratta di qualcosa al confine tra sport, intrattenimento, arte e magia. Qualcosa di unico. Grazie alla roccia di Ngor, oggi abbiamo capito quali siano le ambizioni che muovono la volontà di chi aspira a diventare un campione di lamb. Abbiamo registrato da vicino i suoni della lotta, li abbiamo catturati dal vivo a pochi metri di distanza. Domani andremo a conoscere un griot davvero speciale e registreremo insieme a lui le melodie ipnotiche della cora e del balafon per Calab. Podcast di Raffaele Costantino, Megan Jacobini De Fazio e Marcello Giannangeli. Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con Hyperjazz. Post produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast.